Su cosa ho sbattuto? Aia, aia, aia. Ah, sulle rotaie del tram. Ah, ups. Hola, mi chiamo Tearless e finalmente alla veneranda età di 27 anni mi sono iscritto a patente. E proprio per questo motivo ho deciso oggi di mettermi alla prova e vedere come me la cavo in strada in un nuovo stupidissimo simulatore di guida. Che poi vabbè, nuovo in realtà non è perché è uscito nel 2021, però è nuovo per me. Sarò un bravo autista? Riuscirò a portare i passeggeri a destinazione senza ferirli? Probabilmente no. Però ci voglio provare! Prima di cominciare vi ricordo che dal lunedì 11 settembre mi troverete in live qui su YouTube, dal lunedì a venerdì, a partire dalle ore 7. Quindi mi raccomando, lascia like a questo video e iscriviti al canale per non perderti nessun contenuto short, video e live. E ora avviamo il gioco. Mi spiegate per quale motivo dovrei voler modificare il personaggio se poi giocherò sempre in prima persona? Vabbè, poco importa. Classico RPG momento. Corporatura, dammi la mia corporatura. Eccomi qua. Testa, pelata, 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 pelata. Non c'è pelata. C'è l'opzione no per i capelli? Non c'è l'opzione no, però posso mettere il cappellino e far finta di niente. Ah, cavolo, però si vede che ce l'hai ancora. Così no. Aha. Peli sul volto, bello barbutino. Colore capelli, neri. Ma posso modificare tutto? Ma che beh, oddio, che bello, insomma. Bello quel mix di texture sul pacco, molto carino. Ok, personaggio finito. Ok, però adesso come gioco? Cioè, come funziona? Scegli azienda? Nuova partita. Aha! Nome azienda. Pepega Trasporti. Modalità di gioco? Boh. Vai con storia, va bene. Non sapevo ci fosse una modalità storia, ma ok. Io però ho paura, cioè io non so cosa potrà accadere qua. Dovrebbe essere uno stupido simulatore di guida, invece c'è già settare il volante è stato un casino. Più mi parli anche di modalità storia, ma io non sono pronto. Oh mio Dio, ma cioè davvero? Davvero tu mi stai dicendo che quindi questo gioco ti permette anche di utilizzare il tuo personaggio al di fuori del bus stesso? Che cosa incredibile e bellissimo! Vai da Mira e guardala. È lei Mira? Mira Sofia. Sono qui per aiutarti ad avviare la tua attività di trasporti, non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Ah, perché io sì. Ah, prima grande scelta. Quale autobus vuoi? Cosa abbiamo qua? Un magico Setra? Un Omen? E infine un Mercedes? Ce la tiriamo col Mercedes. Ma soprattutto, qual è quello che ha più posti? Lui ne ha 86. Lui ne ha 69. Wow! Cacchio, un funny numero incredibile. Tu ne hai 103. Frate, direi che andiamo con quello che ci permette di tenere dentro più persone. Più persone uguale più soldi. So fare la matematica giusta? Sì, assolutamente. Ottima scelta. Grazie, signora Mira. Immagino che tu avresti detto la stessa cosa a prescindere, vero? Signorina, lei viene con me? Beh, immagino di sì. Possiamo partire? Imposta potenza retard. Che cacchio è un retarder? Devo fare un biglietto alla signorina, il biglietto! Anziani o ordinario? Corsa singola. Stampa. No, non lo faccio, è un casino. Ma che cazzo è tutta sta roba? Ma sei scema tu! Però posso premere... Che fico! Chiudi tutte quante le porte. No, chiudi tutto. Benissimo. Accendi tutte le luci interne. 890. Ok. Rilascia il freno di stazionamento P. E poi posso andare? Porca miseria, ma parte subito come un drago questo. Passa la visuale in terza persona. Non voglio io. Guido bene in prima. Come si passa in terza persona? Ferena! Ah, F1, grazie. Ah, vabbè, ci sta. No, no, giriamo in terza persona, è più comodo. Minchia, ma sguiscia via che è un casino. Ah! Ok. Allora, posso dire, ma in che marcia sto andando? Non mi dici in che marcia sto andando, vero? No, però mi sembra di andare troppo veloce. Sto andando a 50. Questo non è 50 all'ora, frate. Vabbè, dai, però me la cavo. Ultimo giro attorno all'edificio, dopodiché usciamo da qua. Voglio giusto sentirmi completamente a mio agio con questo camion. Che in realtà è un autobus e non un camion, ma sono abituato a giocare a Euro Truck e quindi sono confuso. Vabbè, dai, mi sento abbastanza tranquillo, usciamo da qua. Porca miseria, ho già fatto del male. Comunque non frena. Cioè io sto premendo il freno, non frena. Questo autobus segna l'inizio del nuovo sistema di trasporti, non ho letto. Frenati! Perché tutta questa difficoltà? Guida fino alla prima fermata della linea preparata. Ok, vai. Ok, in prima persona non si capisce niente. Scusi! Mamma mia, rischio di uccidere delle persone. Vabbè, mi avrebbe anche fatto ridere. Sarebbe stato un top inizio. Mi sa che le marce le cambia in automatico, vero? Ho questa netta sensazione. Devo stare qua, vero? Era verde. Magari era rosso. Era rosso. Vabbè, 250 di multa per un rosso. Dove che sia. Via! Signora! Ma perché non si è spostata? Stava scappando e poi è tornata sui suoi passi. Ma allora è scema, cioè mi permette di dirglielo. Ma che cazzo! Basta! Non frena questa cosa! E lei si levi dal cazzo! Ah, già mi sa sulle balle, il modo in cui si fa controllare questo autobus. Va troppo veloce. Sto andando a 26 miglia. Quante miglia? Quanti chilometri orari sono 26 miglia? Oh!
la mia prima fermata. Fermati alla fermata. Devo iniziare a frenare adesso. No, troppo. Ok, non dimenticare l'abbassamento. Abbassa l'autobus. Che cazzo vuol dire abbassa l'autobus, fra? Non ho capito. Abbassamento V. E poi tutte le porte le chiudo con B. Oh, questo me lo sono settato bene. Vabbè, continua a essere confuso, sappiatelo. Mira, hai rotto i coglioni. Adesso entra in gioco l'orario. Un timer ti mostrerà il tempo restante alla prossima fermata. Marò, che ansia. Oh, bella Chinatown. Ok, sono troppo veloce. Ah! Spero che nel tutorial non mi tolgano effettivamente i soldi, altrimenti è un disastro. Perché eri fermo tu? A chi stavi dando la precedenza? Idiota. Letteralmente idiota patentato. Ok, abbassa l'autobus e premi B. Va, che bravi! Ah? Ho visto le teste passare attraverso il tetto del bus stesso. Dai, fuori un po' di gente, dentro tutti gli altri. C'è qualcuno che deve ancora salire? Beh, cazzi suoi, sinceramente. Un passeggero blocca una porta, esci dalla cabina. Figa, figlio di troia. Ora ti spacco la faccia. Testa di cazzo, c'è l'opzione spingi. Fa vedere il biglietto. Ce l'hai, maledetto bastardo. Ti è andata bene. Ti è andata molto bene. Tu ce l'hai il biglietto? Eh? Non c'è il biglietto. L'ho già controllato. Maledizione. Lei ce l'ha il biglietto? Maledizione. Lei ce l'ha il biglietto? Signorina? Lei? Anche lei. Vi è andata bene per ora. Per tua informazione puoi svoltare a destra gli incroci anche se il semaforo è rosso. Ma non è vero! Ma da qua... In che mondo? Signorina, scusi, ho sbagliato strada. Devo... Vabbè, farò inversione alla prossima. Ma in che mondo se anche il semaforo è rosso io posso passare? Sei scema. Tu sei tutta quanta rincoglionita. Ups. Mamma mia, che pelo che ho fatto. Devo ancora capire quando frenare, perché ci mette davvero troppo. Zio, vai! Hai 40 anni per... Vabbè, testa di cazzo. Oh no, ho un amico in sedia a rotelle. Fra, come faccio ad mettere giù la lampa? Torna indietro. Estendi la lampa. Ferma! Che cazzo? Ah! Ok, ho una domanda importante. Qual è il tasto per la lampa? Così, ok? Non ho la lampa. Non ho idea di quale sia la lampa. Tu sei la lampa. Vabbè, facciamo così. È salito? Vada, signor Ash. Vabbè, con quale modo? Non ha senso mai che si sia ripreso così. Vabbè, comunque. Allora, rialza. Mamma mia. Oh, sono diventato bravo. Sono già in ritardo per la prossima fermata. Ah, no, ecco, volevo ben dire. Non ho capito i freni come funzionano. A volte frena troppo in fretta, a volte frena troppo lento. Ed è una cosa che mi fa imbestialire. E voi direte, ma non dovrebbe essere proporzionale alla velocità con cui stai andando perché pesi un fotto? Io dico, sì, ma la patente non ce l'ho. Come faccio a capire queste cose? È giallo. Col giallo si può passare. L'asciura mi ha detto che posso passare anche col rosso. L'ultima cosa che dobbiamo controllare. Anche i biglietti. Dove... Non sto premendo niente. Dove cazzo vai, cretino? Devo fare i biglietti anche. Oh, salite davanti, stronzi. Ok, ora sono qua. Li chiudo dentro. Ah, tu lo vuoi il biglietto? Ok, scusi. Scusi, lo vuole lei il biglietto? Che tipo di biglietto? Un biglietto ordinario giornaliero. Ordinario giornaliero. Stampa. Oh, cazzo, mi hai dato 20. Ti devo dare 13,80. Ma sei stronzo. 1, 2, 3, 4. Ah, ma me lo dici tu quanto resto gli devo dare? Vabbè, lame, così è facile. Beato dai, goditi con tutte quelle monetine, fra. Ma quello stronzo che mi è venuto addosso dietro? Ma merdone. Mamma mia, diciamo che con questo allenamento base sarei già abbastanza bravo per poter guidare un autobus della Tipper qui a Bologna. Qua secondo me li assumono soltanto se sono completamente fuori di testa. Non mi dare il rosso, figlio di puttana. Soprattutto gli autisti notturni a Bologna sono fuori di testa. Aprono le porte mentre stanno frenando. Hai 3 secondi per scendere. Se non scendi quei 3 secondi, lui riparte con le porte aperte e le chiude dopo 10 secondi. Fuori di testa tutti quanti. Ah, giusto, devo far scendere le persone. Fuori tutti? Ah, anche il signore con la lampa. Arrivederci. Ash, è stato un viaggio inaugurale fantastico. Avrei voluto uccidere metà città. Tu suona ancora, scendo e ti meno. Figa, vieni qua. Vieni qua, pezzo di merda. Vieni qua, fermati. Fermati, coglionazzo. E vabbè, posso rapire le macchine? Se io sto fermo qua immobile, tu ti fermi, no? Scusi. Scusi, si fermi. Che cazzo, si fermi. Mi dia la macchina, mi dia la macchina. Scenda subito dall'auto. In effetti è bus simulator, non automobile generica simulator. Però mi fa ridere che mi spingano. Ma posso farmi investire? Chiedo per un amico, può succedere? No, mi spinge in giro, vabbè, che lame. Bambini non imitate a casa, non funziona così. Ah, fanculo, non chiudo niente. Cioè davvero non posso partire con le porte aperte? Che merda, fra. L'unica parte divertente è quella di rischiare di far cadere le persone. Ma allora, io sto tentando un sorpasso più che legittimo. Se lui si mette in mezzo al cazzo, non è colpa mia. Non è rosso. È rosso? Sono passato. Ah, non ha visto niente. Nessuno ha visto nulla. Su cosa ho sbattuto? Aia. Ah, sono le rotaie del tram. Ah, ups. Cazzo, che botta. Mamma mia, questo gioco non ha il minimo senso. È ingestibile sto cazzo di autobus. Guida contromano cosa? Ah!
Non frena! E voi dite, vai più piano. Ma io non so come. B. Oh, spegni tutto. L. I. Un po' di calma e tranquillità. Io e la mia squadra ti aiuteremo a creare una fantastica linea di trasporti. Fottiti nel culo, zia. Buongiorno, partiamo per la nostra prossima avventura. Ma, Mira, non so se ne ho proprio voglia, però lo farò. Attendi l'arrivo del tuo autobus, ok? Cioè, vuoi dirmi che c'era già altra gente che guidava il mio autobus al posto mio? Figlio di troia, scendi subito da quel bus. Scendi immediatamente, vecchiaccio bastardo. Scenda! Scenda dal bus! Ok, percorri la linea 1. Ok, la prima fermata è a San Pablo e Andrade. Non ho idea di dove sia San Pablo e Andrade. Ah, è più avanti. Fermi, è arancione, stai per diventare rosso? Io mi fermo. Mi hanno insegnato che con l'arancione ci si ferma. Ho 10 secondi per arrivare alla fermata, muoviti. Vabbè, arriverò in ritardo alla prima fermata. È verde! È verde! Ma come cazzo funziona sto incrocio? Non ha la minima logica. Guarda, sono già in ritardo. Vabbè, ho detto che tanto le precedenze ai rossi non servono se giro a destra. Ho sbagliato completamente. Oh cazzp. Oh cazzo. Oh merz. Vabbè. Scusate! Vabbè, ho urtato il marciapiede, nulla di grave, fra. Ho solo rischiato di uccidere una famiglia intera, compresi loro tre bambini. Un po' più larga, magari. Non è contromano, è che se hai una... Mamma mia. Branco di incompetenti, figa. Se hai un autobus, per forza di cosa fa... di qua. Sono contromano! Vabbè. Ho capito che sono contromano, zia! Accelera. Ma allora, cioè, vaffaculo. Questa città sono tutti rincoglioniti, non è colpa mia. Sono neanche alla prima fermata, sono già in ritardo per la fermata successiva rispetto a questa. Ok, salve. Qualcuno deve salire sul bus? Lo prendo come un no, arrivo, vado alla prossima. Ma quale segnale di stop? Ma di cosa stai parlando? Ma tu che cazzo vedi? Coglio, mamma mia, ma in sta città sono tutti rincoglioniti comunque, non ha il minimo senso. Frena, oh... Se tu stai frenando, perché dopo che sei fermo riparti se non premo sull'acceleratore? Te che cazzo ti fa? Mamma mia, io voglio ammazzare qualcuno. C'è gente alla fermata. Guarda, se qualcuno si butta per attraversare lo investo. Ok, no. C'è qualcuno alla fermata? Evidentemente sì. Abbiamo tutti il biglietto? Spero di sì. Non ho tempo di controllare i biglietti, quindi io vado, frega sega. Non attraversare ora. Gioca a Bus Driver Simulator. È un gioco rilassante. Ah ah. Sto cazzo. Ora, figli di puttana, abbasso. E ora mi entrate tutti quanti da qua. Vabbè, ce l'hai il biglietto? Oh, che biglietto vuoi, fra? Ordinario giornaliero, stampa. 3,80 ti devo. Pop, 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 pop. Che bello, uno di ciascuna monetina. Allora, biglietto studenti, corsa singola. Ok, a posto. Un biglietto anziani, corsa singola. Stampa. Ah, maledetta vecchia. Un 3,20. Posto? Detti bastardi. Oh, però questo giro è andata bene. Da adesso in poi aprirò soltanto la prima porta. Vaffanculo. Anzi, sapete cosa faccio? Tiè. In questo modo, chiunque debba uscire uscirà. Tutti quegli altri invece dovranno per forza fare il biglietto perché passeranno davanti a me. E come si diceva una volta su Fortnite, vaffanculo, ormai niente, ho facappato la battuta. Vaffanculo a tutti. Sono innervosito. Ora capisco perché sono sempre così incazzati gli autisti del bus. Ma giustamente, fermati! Usa gli indicatori di svolta. Tua mamma è una svolta. Abbassa, apri. Nessuno sale? Va bene. Linea 1. Prossima fermata. Via Lago Anza. Next stop, Lake Anza Road. Fucking hell, man. Jesus! C'era io la precedenza! Teoricamente l'aveva lui, però dettagli. Come ho ignorato il passeggero che ha dimenticato di scendere? Vabbè, ma non me lo notifichi! Vabbè, mo te la fai a piedi, cazzone, come fa qualsiasi altra persona al mondo. Il nostro primo stipendio, quanto ho guadagnato? Da dove lo vedo? Non ho capito. Gli autisti PNG gestiscono questa linea con un'efficienza del 38%. Vabbè. Quante cose sullo schermo? Piano! Davvero ho guadagnato 2.400 soldi? E ne ho persi 3.300. Ops, sono andato in rosso di 8.000. No! Invece ho guadagnato 8.000. Fico! Ok, e quindi? Parcheggio al concessionario. Ah, sono già arrivato. Ah, chiudi la porta. Ok, ok, ci sto capendo qualcosa forse, va bene. Apri. Devo spegnerlo, vero? Ok. Freno di stazionamento prima che vada in giro. E poi scendiamo. Va bene. Mira, Sofia. Ciao. Usa questa interfaccia per vedere cosa ti offrono. Fra... Cioè, lì è o un ATM dove posso ritirare i soldi, oppure una di quelle macchinette in cui mi clonano la carta, sicuro. 100-100, stai a vedere che me la clonano? Ah, posso personalizzarmi l'auto? Ma a me non frega niente. Seleziona un veicolo per un giro di prova. Ma chi se ne frega? Devo per forza prenderne un altro? Ok, qual è quello con più posti? Il Mercedes. Vai col Mercedes. Signorina, io continuo a essere confuso, glielo dico. Senti i passettini, tic 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 tic. Sembra la mamma di Dex. Non era la mamma, era la sorellina di Dexter, vero? Ti piace questo bus? Sì, mi piace. Cosa devo fare? Ma questi sembrano davvero gli autobus di Bologna. Che bello. Cioè, hanno anche i sedili uguali. Semplicemente sono blu quelli di Bologna. Ma i pulsantini per chiamare la fermata sono loro.
Non ho neanche fatto in tempo ad uscire. Cosa ho colpito? Ma perché? Voglio acquistare lui. Voglio lui. Frega un cazzo. Vuoi comprare questo boost? Ti verranno scalati 100k dal saldo aziendale di 188k. Sì. Bene, raggiungiamo un'officina. Oh, questo gioco mi ha fatto impazzire nei primi minuti. Ora che ho capito come funziona, tua mamma va contro mano due volte. Ho sbagliato anche sta. Invece no. Tu chiami le palle. Però io la precedenza. C'erano gli altri, ma me la prendo. Mamma mia, come l'ho gestita bene sta curva. E poi sono andato sul marciapiede, ma nessuno ha visto niente. Ok. Gira a destra. Guarda, se dai guida contro mano, che sto curvando. Un po' troppo. Ok, sei un pochettino troppo scioglievole. Prego, prego, va di lei. Vado io. Grazie, macchina. Eccoci qua. Ok, molla l'accelerazione. Gira qua dentro. Non è qua. Ma porca puttana, cosa ho toccato? Ma dai, mi sono neanche... Ma neanche sta toccando. Voglio presentarti qualcuno. Quello è Ted Kane, il portavoce per lo sviluppo economico. La madonna, che persona importante. Freno di stazionamento. PD stazionamento. Posso davvero personalizzarmi i bus come voglio? Il mio aspetto. Colore primario. Oh, sono andato tre colori. Vabbè, dammi il verde. Secondario, il verde. Rivestimenti. Bellissimo. Yes. We ride with pride. Cos'altro abbiamo se no? America. Fuck yeah. US. Mamma mia, che robaccia, va là. Cioè, sono troppo trash anche per i miei gusti. Decalcomanie. Aggiungi nuova decalcomania. Cioè, immagine decalcomania. No. Posso davvero scrivere cose? Ci metterò un pochettino, ma ne varrà la pena. No, non riesco, ok? Mi sono rotto il cazzo. Volevo scrivere lascia like oppure iscriviti al canale. Ci rinuncio. Quindi ci metto mamma mia, che meme vecchio. Ok, ci sto, mi basta la E. Applica. Ah no, perché c'è una O? Ma porca troia. Ora ho scritto Ave. È chiaro, no? È il motto dell'azienda. Mo accosta. Grazie, grazie, ho fatto un ottimo lavoro. Abbassa, apri. Signorina, scenda. Grazie. Arrivederci. E ora devo attivare la linea 2. Che fico. Si parte. Verso l'infinito. E oltre. Dove cazzo devo andare? Apri il menu mappa. Ok. Premi selezione linea 2. 2. Guida ora. Aha. Ah no, aspetta, aspettate, scusatemi signori. Non avevo capito. Che casino che per frenare mentre vado in retromarcia devo premere l'acceleratore. Non ha senso. Abbassa e apri le porte. Prego, entrate, entrate. Chi è che caga il cazzo vuole il biglietto? Fra, allora, cosa vuoi? Studenti singola, stampa. Ti è. Poi, ordinario singola, stampa. 17, che cazzo di rompicoglioni. Questo che è? Un vecchio, ne vuole 3 settimanali. È la miseria. 72, vabbè, ti devo dare 3 di resto, per fortuna. Figa, i soldi. Qualcun altro? No? Va bene. Vai col tergicristallo, anche se giocherò sempre. In F1. Linea 2, prossima fermata. South Amador Street. Pardon, Nimitz and Seadrift. Next stop, Nimitz and Seadrift. Sono bravo, faccio anche la vocina. Magari concentrate a guidare, cazzoni, invece che fare le vocine. Ma vaffanculo, non ho tempo, non posso. Teoricamente, se tu lasci l'acceleratore, la macchina pian piano rallenta. Qua no, qua non rallenta. Qua ti attacchi al cazzo e acceleri. Sentite, ho 2 secondi per arrivare alla mia fermata. Devo passare, sono già in ritardo di qualche secondo. Vabbè, comunque accettabile, no? Ok, prego. Ok, c'è qualcuno in sedia a rotelle? Devo abbassare la rampa? Mi pare di no, molto bene. Giù chi deve scendere, su chi deve scendere. Ho già finito, non ho capito, ho già fatto. Vabbè. Ah, un passeggero chiede un biglietto, scusi, buon uomo, scusi, scusi. Di cosa cazzo ha bisogno lei? Anziano giornaliero. Stampa. Non ti devo... Guarda che bravo che si presenta con i soldi giusti. Sembra che un passeggero si sia addormentato. Coglionazzo. Vabbè, non lo sveglierò. Ricordiamoci di svegliarlo, se no lo chiudiamo nel deposito. Anche se mi fa abbastanza ridere l'idea. No, io lo chiudo nel deposito, vaffanculo. E linea 2, prossima fermata. Matcher Middle School. Vabbè, 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 dai, 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 è uguale. Ah, non esiste lo stop. Tra l'altro c'è scritto yield in rosso sui cartelli. Sapete cosa vuol dire questo? Che se c'è scritto yield in rosso, siamo in Nuova Zelanda. Ufficiale, questo gioco è ambientato in Nuova Zelanda. Dai, dentro. Prossima fermata, chiesa di Sant'Antonio. Guarda che sente anche che stiamo andando a messa. Signori, vi porto a messa. Ho ucciso qualcuno? Spero di sì. Mi stanno sul cazzo in sta città. Mamma mia, come l'ho gestita bene questa manovra. Sono stato bravissimo. Eccoci, siamo alla chiesa di Sant'Antonio. Salve. Lo so, non me lo dimentico l'abbassamento. Ogni cazzo di volta me lo dici. Dai, se dovete scendere vi apro anche la seconda porta. Su. Prossima fermata. La prossima. Vabbè, marciapiedi, guida contromano. Però no, è vero. Perché nonostante il rosso io posso passare. That's fucking stupid. Non lo smetterò mai di ripetere. Apri anche la seconda. E ora devo anche andare a svegliare il cazzone. Biglietto? Ah, va. Ma se io non svegliassi la signora?
C'è qualcuno che russa nel letto del veicolo e quindi lo so che è ancora nel veicolo. Lo è volontariamente. Permesso, io posso passare, sono un autobus. Mamma mia, che precisione. Come la sto guidando bene questa volta. Mamma mia, quanto sono bravo. Siamo arrivati? Yes. Vabbè, ma se tocco il marciapiede durante una curva, va bene. Scusi, questa parte qua di mappa mi confonde sempre un fottio. Vabbè, devono andare un po' contromano. Mi scio di sci. Va bene, vale la pena, vai. Visto, non sono più contromano. Questa è una fermata. Dove cazzo sto andando? Ok, ho fatto e ora devo davvero far scendere la tipa. Stai a vedere. È scomparsa. Non ho capito cosa devo fare. Comunque, linee, due, guida ora. Ok, si parte. Sono confuso, però ho 40 secondi per arrivare in South Amador Street, che non so quale sia. Ok, siamo qua. Hello! Quanta gente! Amici! Fermata pronta al miglioramento. Ma che cazzo me ne frega di migliorare sta fermata, che si fottano. Anche se piove non sono affari miei. Che vuoi tu, studente singolo? Vai piano, che questo qua ci ha fregato prima. Bravo. Guarda come l'ho gestito bene sta curva. Guarda che bravi. Cazzo, sono migliorato. Gabri, hai visto? Sono un bimbo bravo. Fra. Che cazzo ti fermi? Tira dritto! Salve, ora risalite pure. Come disse una volta un grande saggio. Ok, piano. Sì, però figa, l'ho sfiorato il marciapiedi. Non è che devi rompermi i coglioni perché letteralmente ho toccato il bordo. Al massimo ti ho dato una grattata al cerchione. Un po' di sputo. E passi e vien via il graffio, eh. Come se non fosse mai successo niente. Così mi è stato insegnato. Poi non so se sia effettivamente giusto da fare, però. Allora, abbassa. Apri. Apri porta 2 e... Ok, fatto soldi per non aver fatto niente. Benissimo. Devo abbassare la cosa. Prego, deve salire lei. Tutto bene, tutto bene. Bravo, venga, venga. Al che però una domanda. Biglietto? Anzi, chiudiamo tutto. Biglietto? 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 Lei ce l'ha il biglietto? Dove lo sta cercando? Ah, nell'altra tasca, perfetto. Lei l'ha cercato praticamente nel pacco. Biglietto? 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 Due multe! Fichissimo! Brutti bastardi. Si impara a mettervi contro il campione. Scusatemi, che cosa vuol dire l'achievement? Effettua una distorsione temporale tra le 10 e mezzanotte? Come? Ho almeno 12 domande. A cosa sto giocando? Ha fottuto Pokémon Legend Arceus? Ancora adesso mi schianto da qualche parte. Adesso investo più persone possibile. Chi è? Stronzo, tu! Aia, quello era un palo. Ho rischiato di investire una signorina. Non riesco neanche a investire le persone. La vita è una merda. La vita fa schifo. La vita mi sta al cazzo. Non ho capito una minchia. Sono confuso. Mi gira la testa. Come mi chiama? Forse ripensandoci è meglio che io la patente la prenda soltanto per la macchina e che non la usi mai se non per le emergenze, vero? Che gioco fastidioso. Non vedo l'ora di tornare su Euro Truck. Va là.